Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale. Io sono Alex89 e questo è il mio video per voi. Manu, guarda, sono distrutto, non ce la faccio più, guarda, veramente, a badare a sti campi. Ma dove sono, ragazzi? Con due persone sento in mezzo. Parlare. Meno male abbiamo finito di sarchiare qui, proprio non ce la facevo più. Adesso, guarda, lascio giusto il trattore, vado a farmi una doccia. Ehi, ehi, oh, pirata. Guarda chi c'è. Mamma mia. Tira sotto, delinquente. Guarda, finalmente, guarda, è tornato, guarda, se mi dice ancora la parola pepite lo ammazzo. Veramente. Oh, dove eravate? Come dove eravamo? A badare qui a tutto l'ambaradan. Ascolta, scendete che non... grazie. Ma ecco. Dove sei? Dove sei? Vabbè, è Eurocorso che mi dai fastidio. Abbiamo badato qua tutto l'ambaradan e tutta la settimana e mezzo che non ci sei stato. Settimana e mezzo. Sono stati due giorni. Guarda, che due giorni? Lei, ma guarda, io veramente ti lego qui, ti appendo qui all'asta insieme via, alla bandiera, guarda. E via. Dove sei? Qua non ti vedo neanche. Dove sei andato, ecco, a finire? Meglio. Guarda, facci mettere via i mezzi che veramente sono distrutto. Voglio andare a farmi una doccia, per favore. Guarda che non ce la faccio. No, ascolta, aspetta una cosa, aspetta. È possibile che la... No, mi ha chiamato l'ombrello della banca. È possibile che abbiamo 1 milione di euro in banca? 1 milione di euro? Sì. Dammi nella metà che me ne scappo via io. Ma ti do un calcio nel culo. No, ascolta, cosa è successo? Perché abbiamo tutti questi soldi? Cretino, non hai venduto le pepite? Sei andato lì e hai venduto tutte le pepite. Che pepite? Alla banca. Come che pepite? Guarda, oh Ale, ma ti fumi di crack? Cazzo stai dicendo? Oh Manu, Manu, vieni a dirglielo anche tu, per Manu, favore. Ascolta, c'è Ale che sta vaneggiando. Dove è sparito? No. Cosa in realtà ti no? Ti infilo sotto il same, guarda. No! Lei in realtà ha ragione, Ale. Ma come fa ad aver ragione? Ma dai, ma ti sembra logico che io che sono andato a prendere le pepite le ho vendute? Non sei ti fuori? Il discorso dell'oracolo, sei stato in giro con l'oracolo, non ti ma chi? Ma cosa? Ma te ti stai fumando? Dimmi. Lascia stare, ha perso la memoria sto qua. Ma guarda, veramente, sto qui c'ha 1 milione di euro in banca. Ma voi siete ciù, ma voi avete perso memoria, ma vi fumate di crack voi. Qui c'ha 1 milione di euro in banca e adesso qua se li spende tutti questo qui, guarda, voglio dire. Ah, guarda. Non mi chiamo Birbante, nel caso. Se non c'ero, se non c'eravamo qua io e Manu a badarti qua tutto Ambaradan qui. Va bene. Ascolta, che cosa vuoi per stare un attimino zitto? Vuoi un Unimog? Finalmente. Guarda, se stai zitto te lo regalo, ok? Ah, grazie. Intanto mettiamo via questi mezzi qua che sono stanco e voglio andare. No, va bene, ma adesso parliamo di cose serie. Come si è messo in farm? Come vedi qua il mais è cresciuto. Ma il mais è anche maturato. Infatti è pronto per la raccolta proprio. Ci abbiamo anche le patate pure lì pronte nell'orticello. Le patate? Sì. E chi l'ha piantata le patate? Come chi le ha? Mamma mia, lascia stare veramente. No, non ha più memoria questo. Infatti, guarda, ci sono, tienilo per buono, ci sono le patate lì. E cosa ce ne facciamo delle patate? Le raccogliamo? Ah, questo sono sicuro anch'io. Di certo non mettono le gambe e vanno nel deposito da sole. Esatto, vanno da sole nel deposito. Metto fuori le gambine. Ciao. Vabbè, e quindi adesso cosa dobbiamo fare? Niente, visto che c'hai sto 1 milione di euro, ci saldiamo qualche debituccio. Investiamo. Investiamo in nuovi mezzi, nuove attrezzature. Che dici, Manu? Ah, d'accordissimo. Sto catorcio qua, ora di buttarlo via, guarda. Infatti, guarda, sto case qua, veramente. Facciamo un attimo una bella scheda, esaminiamo, ci facciamo fare le valutazioni dal concessionario. Magari guardiamo anche i trattori che hanno più ore, così. Infatti. Ah, tra l'altro al concessionario c'è uno nuovo. Di cosa? È un tipo strano. Esatto, tedesco. Un uomo che parla solo in tedesco. Dice che ti conosce. Ecco, adesso conosco anche un tedesco io. A quanto pare, dice che, a parte appunto, c'hai sto masse qua che devi pagare. Ma per me voi vi sniffate il pastone, per me è stato male. Questo massei qua che devi pagare, ha detto. Che massei? Questo qua. Ha detto che l'avevi prenotato tu, che l'abbiamo preso. Questo è il sarchiatore anche assieme. E poi cos'altro c'era? La falciatrice. È la falciatrice, esattamente. E poi? C'è anche Sant'Antonio?
non lo so. Quello non lo so. Tutta sta roba qui ha detto che gliel'hai fatta mettere da parte tu. E che gliela devi pagare. Quindi vabbè, sicuramente dobbiamo. Io non ci vado a parlare con quello lì. Perché no? Perché già vederlo dalla faccia. Vabbè, ma l'avete preso voi l'attrezzatura, bisognerà che venite a fare anche da testimoni, eh. Almeno Manolo, cioè. Beh, ma lui lo sa che siamo venuti. Lui lo sa che siamo venuti. Soltanto che. A parte che vabbè, è andato solo Manolo a prenderle. Perché nei turni, quei giorni lì, no, mi avevi messo di pomeriggio. C'era anche Lele quella volta. Ah, giusto, c'era anche Lele. E Lele dov'è? E Stefano? Non so dove sono, saranno in vacanza. No, sono di riposo oggi. Oggi siamo io e Manu oggi. Ah, poverini. Io non so niente. Hai fatto il turno tu, cretino, non ti ricordi che c'è fatto il turno? No, io non so niente. Chi è che ha fatto i turni? Lui, tu hai fatto i turni. Sono appesi dentro nell'ufficio, cioè i turni siamo oggi in turno io e Manu. Vabbè, dopo ci guardo perché non ci credo. Comunque vabbè. Vabbè. Va bene, dai, facciamo una lista. Qual è il trattore più con più ore? Allora, così almeno intanto andiamo in là. Allora, sicuramente c'è il case. Poi mi sembra che anche la Trebbia. La Trebbia. Ascolta, dai un occhio anche nei libretti. Non nei libretti, nei cose. Come che cavolo si chiama col contatore là? A scaricare il computer nel computer interno. Allora, sta andando. Ok, aspetta, fammi vedere. Madonna, quanto è brutta questa però, Qua dentro. Ma è nostra? Eh sì, che è nostra, è tua, del patrimonio aziendale da quando l'abbiamo rilevato. Beh, da quando in qua io c'ho un cesso del genere. Allora, questa qui ha un bel po' di ore, non te le sto neanche a dire perché sono tante. Quindi questa qui, guarda, secondo me. Quanto prenderemo di sto coso? La schifezza. Ah, ottimo. Secondo me. Ascolta, ma te buone notizie mai, no? Secondo me massimo 25.000 euro. Sta roba. Secondo me i copertoni del Same 25.000 euro. Sì, guarda che conciata male, pure tutta sta. Madonna. Vabbè, la laviamo, dai. Non c'abbiamo una pulivapor qui. Non lo so, non mi ricordo, non credo. E poi l'hai comprata mentre noi non c'eravamo? Addirittura. No, qua non c'è. No, non mi pare che l'hai comprata. È tirchio questo qua, non compra niente. No, comunque sicuramente dobbiamo sbarazzarci di sta schifezza rossa qua. E di quel case. O andiamo giù noi oppure andate giù voi. Io faccio sbrigo due cose ancora qui. Allora facciamo una cosa, Ale. Siccome che bisogna anche guardare un attimo quelle carte là della banca, che se è arrivati quei soldi bisognerà che andiamo anche a prendere prima di andare giù a fare degli acquisti. Ma i soldi sono già in banca. Ci ho mandato la raccomandata l'altro giorno al postino. E quindi bisogna solo andarli a prendere? Sì, cioè sono sul conto corrente, noi possiamo disporne come vogliamo. Vabbè, allora fammi una cosa. Tu vai in banca. Ok. E firmi quelle carte. Ok. E intanto io e Manu andiamo al concessionario, che andiamo a dare indietro sta roba, e vado a sentire quel crucco allora, là che dicevate. Mi serve la delega, aspetta che c'è il modulo qua, aspetta che lo prendo. Vabbè, vai piano, dove corri, Madonna Santa? Ok, ecco qua, vai, firmami il modulo qui. Aspetta. Ciao. Ok, benissimo, ok, allora vado, prendo il trattore e vado. Prendo il John Same qua. Attenzione che Stefano è geloso, Va bene, dai, tanto Stefano oggi di riposo non lo saprà mai. Va bene. Dai, allora a posto, a dopo, dai. Perfetto. Va bene, Manolo, cosa vuoi prendere? Vuoi prendere il case o la Trebbia? Non è uguale, ma... Vai, va bene, io prendo la Trebbia, dai. Ok. Olè. Ma vai in moto sto coso? Penso di sì. Come si mette in moto? Solito modo, no? Non ti ricordi più. Ah, con la chiave sicuramente. Allora, c'è una cosa che si chiama chiave. Girarla verso destra, sì, vabbè. Ah, è andato in moto, ok, ho trovato. Anche sto catorcio qua, ma non so quante volte va in moto ancora. Ma anche il suo caricatore vendiamo o lo teniamo il caricatore? Ma no. Vabbè, ma ascolta, buono anche per il Massi. Ascolta una cosa, il Massi ce l'ha il suo caricatore? In teoria no, non ha la console, ma non il suo caricatore. Magari speriamo che ci vada bene quello là, dai. Ma mi sembra che è quella universale di console, quindi. Ok, dai. Mi dovrebbe andare bene. Vai, magari dopo facciamo delle prove, dai. 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 Allora, mettiamo i lampeggianti. Ok.
E qui Manolo? Ma vedi di girare qui a destra? Dove parcheggiamo? Anche qua, dai. E la mettiamo qua. Lasciamo pure qua, tanto non ci dice niente. Sei sicuro? Sì. Va bene, lo spegniamo. Ok. Dove, no, dove sei Manolo? Guarda l'altipo strano, su qua. È quello laggiù? Sì, quello là tipo strano. Ok, Nordung per. Buongiorno. Vinoie. Ah, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Alex. Ah, Endlich, wie geht es dir? Gut, ah, come? Ah, Endlich. La razza d'un crucco. E allora? Ich war hier seit zwei Jahren. Eh sì, adesso mi ricordo. Bravo, bravo. Manu! Questo... Ciao, Manu. Aso, lascia perdere, questo è un mio vecchio capo, amico. Sempre qui tuo capo. Ah, bravo, bravo Lele. È vero, ma avevi detto che venivi in America. Bravo, bravo. Ich bin in America seit zwei Jahren, ja. Genau. Also, du hast ein bisschen veicoli, trattori da sì, me presi. Ok, und du hast auch diese attrezzature per mais. No, ascoltami, attrezzatura per mais. Ascolta, io ti avevo chiesto una fend, non una massa. Non mi pigliare per il culo, eh. Ah, also. Calma, ein Moment. Keine fend. Via Fendt, sì. Weil azienda in Germania ritardo. Ma cosa ritardo? Ma t'ho pagato! Ich weiß es, also, warte in allora. Das ist für sie. Du kannst diese nehmen. Ascolta, ehi, biondo, calmati un attimo. Secondo me ti sta dicendo che non è ancora arrivata e ti dà questa per sostituirla intanto. Genau, secondo me. Operaio detto. Ah, beh, questo sicuro. Ho capito, ma... Ah, allora qualcosa ho capito. Ehi, bravo, da quando in qua parli in tedesco tu? Oh, non so, fuori di sentirlo parlare sto qua qualcosa che... Frequenti capito. Brutta gente, te lo dico. Ich mag eine spezielle Versicherung für diese, nur für sì. Piccola assicurazione solo per piccolo noleggia. Sì. Ascolta, va bene, mi va bene il noleggio, ma funziona bene come la Fend. Ist neue, das ist eine neue Fahrzeug. Ma sei also, sicuro? Lele. Ja. Lele. In teoria queste e la Fend sono identiche. Ma Dio. Parliamone. Dovrebbero essere identiche. Come funzionamento. Tu mi conosci? Dovrebbero essere uguali. Tu sai che non prendo in giro. Das ist perfekt. Acico, hai eine sehr gute schöne und sehr gute Firma in Deutschland. Du kennst schon. Und du kannst diese nehmen. Also, du hast hier auch diese carro für pastone. Pastone. Oh, questo qua va bene, sì. Und dein esame direct. Oh, è arrivato il mio Diamond. Genau, direct von Italien. Oh, perfetto. Manolo? Cos'è sta roba? Guarda che bello! No, direct, non è bello. Direct House Italian, diciamo in Treviglio anche Ruft. Diciamo here schon bereit für dich. Das ist fertig, pronto per usare in campo. Perfetto. Ottimo. Come vuoi tu? 200, 200, 70 cavalli? Sì, 270 cavalli. Ascolta, mi sa che ti devi andare un po' a scuola, eh. Devi andare a scuola un po' di italiano, eh. Lo so. Ascolta, biondo. Allora, dimmi tutto. Quindi io qua posso portar via tutto, giusto? Tu puoi alles nehmen. Ja, genau. Tutto prendere. Ah. Ascolta una cosa, Manu, aspettami un attimo qui. Dove sei sparito? Qua vicino Trebbia, qua. Allora vieni un attimo qui da una parte, ti devo dire una cosa. Dimmi tutto. Stai piano, io vecchio. Sì, appunto, dai, mo, ascolta. Ma per quel lavoro là, tutto a posto? Quale lavoro? Quel lavoro là che ti dicevo l'altra volta. A posto? Non ricordo quale lavoro. Sì, vabbè, ciao, c'hai una memoria corta, che crucco che sei. Va bene, a posto, dai. A proposito,
Un carro, mi serve un carro. Carro? Sì, carro, rimorchio. Carro. Ah, rimorchio. Ok. Ich zeige dir meine carri, giusto, carri? Sì, carri. Wie grosse, quanto grande? Manu. Dove sei? È un carro, quanto grande? Più o meno litraggio. Un 30, 40 mila? Sì, 30, 35. Un 30, 40 mila, dai. Ok, 40,000. Ma, no, pensarci bene, sto qua mi sa che non ce la fa a tirarlo. Cosa? Diamond, mi sa che non ce la fa. Ma stai zitto. Ah, so. Ma guarda che trapiccolo che è. Ah, stai zitto. Aber die kleinste ist, ist 31.000 Liter. Un Joskin Trans Space 8000. Un Joskin, mi vuoi rinfilare un Joskin? Joskin Belgio, compagnia di Belgio, molto buona, seria. Sei sicuro? Ja, yeah, Oder. Sì, fidati, Oder. È buona. Conosci te la Joskin? Sì, sì, conosco. Buona. Vielleicht eine Kroger Fahrzeugbau. Adolina. Von 45.000 litri. No, mi sa che è troppo per adesso. Manu, 45.000 litri è troppo, eh. Ma va bene il Joskin, dai, il Joskin. Joskin. Ascolta, quando riesci ad averlo? Joskin in 2 Wochen. Madonna. 2 settimane, yeah. Così tanto? Ja, weil sie sind finiti. Und sie müssen noch, sì, devo costruire da capo praticamente. Ja, genau. Fare nuovi. Appunto. Fare nuovi und aber ich rufe meine Kollegen in Deutschland. Vielleicht sie haben etwas. Io trovo ein rimorchio für dich. Dai. Problem. Cerca di fare il possibile, dai. Joskin Transpace. Normalerweise es kostet 35.000 Euro. No, eine neue. Aber mit einem Rabatt vielleicht. Ok, questa non l'ho capita. Aiutami, perché il tuo tedesco inizia a diventare troppo difficile. Io normalmente costa 35. Ah, ok. No, va bene, vai tranquillo, i soldi non sono un problema. Faccio piccolo sconto per l'Elex, vielleicht 30.000. Forse posso fare, ma devo cercare bene. Bravo, dai. Fai il tuo meglio e poi ti do anche un bacino, dai. Ich rufe dir später in 2 Wochen, vielleicht eine Woche und halb. Come sei timido. Also, warte dich mal eine Angriff. Kein Problem. Ok. Also, prendi tutto e vai in farm, vai in fattoria. Ok. Ah, a proposito. Lo sai, biondo? Hier. Sta roba qui. Diese verkauf. Quanto mi dai per sta roba? Ich muss de controllare. Ma che controllare? Tutta roba che funziona, dai, cosa devi controllare? Funziona tutto sporco questo trattore, un trepia sporchi. E basta una lavata. Also, ein Moment. Hai chi si muove? Ok, vielleicht, also. Trattore un po' ammortizzatore, un po' caput. Ammortizzatore. Ma che caput! Okay, la tua testa è caput. Hai momenti, che ah beh, Lele, guarda che faceva qualche verso strano, gli ultimi giorni, Sì, vabbè, dai. Un piccolo rumorino, dai, non faceva niente. Hai momenti, ich probier diese. Cos'è caputier? Cos'è che dici caputier? Non è caputier. Passiert. Funziona niente. Cosa vuol dire? Non va più. Ehi, non va più. Ma cosa? Ecco, l'hai rotto. No, l'Elex. Tu vuoi fregare me con questo trattore? Ma no, ascoltami, guarda, biondo. Lo sai dov'è la mia farm, vero? Sì, sotto fai farm. È arrivato fino qua e l'hai usato fino adesso, cioè, io ti frego? Sì, ma tu fate kleine riparazioni con filo di ferro. Sì.
un filo di lana. Va bene, ok, va bene, ok. Ascoltami una cosa. Controlla. Io controllo un Dan Ish Mache Aine Etfas for Dish. Vabbè, ascolta una cosa, non ti voglio fregare, a parte gli scherzi, controlla che ci sia qualcosa di strano, se ce l'è magari ti do la differenza, ci mettiamo d'accordo, dai, ci siamo sempre messi d'accordo, dai. Ok, und Trebbia, Trebbia filai sicuro. Aber viel Arbeit, viel Arbeitzeit. Diese Trebbia hat viel Arbeitzeit. Tu file? Che ha detto? Troppo ore di lavoro. Dice che ha troppo ore di lavoro e... ascolta Biondo, io non so, ma se conosci il proprietario di prima è quello che ce l'aveva il proprietario prima, eh. Io me la sono ritrovata questa. Ok. Also, ammortizzatori put. Perfetto. Dan, testata, vediamo. Buona testata. Meccanismo funziona. Occhio, perché questo qua adesso prende a testata qualcosa. Mi sa anche a me. Aspo funziona. Also, diese Trebbia ist gut. Also, vielleicht ich kann es einfach verkaufen. Ja, ja. Perfetto. Ja, ja, ich mag diese. Va bene? Trebbia è buona. Ancora un pochino rotta. Vediamo cosa farà. Ok, perfetto. Dai, cerca di fare a modo, dai. Sì, faccio a modo. Ok. Also, nimmst du diese Fahrzeuge und ich muss arbeiten jetzt, ich habe keine Zeit mehr. Okay? Va bene. Okay, ciao Lele, ciao Manu, buon lavoro. Grazie, anche a te, fai a modo, cercami quel Joskin e fai a modo anche quello, Non ti preoccupare, anche se tu volere fregare con filo di ferro. Ma che volere fregare, ti do un calcio nel culo, va, dai. Dai, Biondo, ci vediamo più tardi. Ciao. Allora, cosa prendi te? Quello che non prendi te. Siamo a un punto di partenza. Dai, prendi il tuo trapiccolo. Perché c'era anche da pensarlo. Guardate che bello. Oh, guardate qua. Il biondo sa fare la sua parte. Il biondo, quando c'è bisogno di prendere della roba. Beh, ma non è messo male. Guarda che bello che è. Bello, insomma. Oh, è bellissimo. Ma chiudi sta porta. Ah sì, c'hai ragione. O vai in giro con la porta aperta. Ma così entra aria. E vabbè. Non si chiude. Vabbè, lasciamola aperta. Ok, arrivati anche alla farm, perfetto. Chissà dove si è nascosto Vale. Ma cos'è sto casino? Ma che bei mezzi! Porca miseria! E là! Oh! Hai visto? Vedo che già è il milioncino, sta. È già investito, eh! Eh sì, visto? Guarda che bello! Che bello! Ah, questo qui sembra quello lì che avevamo su in Norvegia. Non è che sembra, questo qui praticamente tramite giri e giri di un mio amico a proposito ti volevo dire, quello del concessionario è tutto a posto, eh. Ah, hai già parlato tu? Sì, è uno che conosco io, tutto a posto. Meno male. Praticamente questo, ti ricordi quello che avevamo là in Norvegia? Sì. È lo stesso? Sì. Praticamente quello è il mio amico lì, è un mezzo trafficante, quindi... perché è stato rimesso a nuovo. Cioè, è stato rimesso a nuovo, praticamente è nuovo. Ah, infatti, ma quante ore di lavoro su? Poche. Molto poche. Quindi praticamente te l'ha venduto come nuovo, praticamente. Praticamente ha fatto le ore quasi fuori dal concessionario. Non è proprio quello che abbiamo in Norvegia, è un suo fratello, diciamo, che non è mai stato usato. Ah, bello. Però con gli grano qui devi fare, dobbiamo fare il pastone con questo? Sì. Infatti gliel'avevo ordinato e è già arrivato. Ah, fantastico. Ma la trebbia, avevo capito che volevi prendere la Fender, non la... La Fender purtroppo ha avuto dei... Guarda, ha detto il tipo là che ci ha dato questo in sostituzione perché non è ancora arrivata la Fender. Ah, ok. Quindi, vabbè, ve l'ha affittata questa qui. Sì. Esatto. Dice che però va bene lo stesso, perciò... No, ma 6 Delta 93 80, bello. Io avrei preferito la Fender. Vabbè,
L'elemo, guarda, è praticamente uguale alla Fender. Beh, a me mi piace cambia più la Fender. Poco. Ma cambia ben poco. Boh. Vabbè, dai, bella. È la sua gemella. Va bene, se vi si rompe in mezzo al campo sono cavoli vostri. Io l'avevo detto, io preferisco la Fender. Hai firmato le carte per assicurazioni varie, giusto per essere documentato. Sì, vabbè, però è sempre un disguido, scusa, mentre stiamo trebbiando, cioè, ti trovi la trebbia in mezzo al campo, sai come. Sì, ma posso credere, sembra nuova anche questa. Ma è teoricamente nuova. È nuova. Allora, quindi problemi non dovrebbero esserci. Ma Ale, guarda qui dalla fiancata. Ecco, leggi quello che c'è scritto dentro la stringa bianca. Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Nuova. Sì, vabbè. Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? C'è scritto Massey Ferguson. Ah, vabbè, io stavo guardando qua sotto, stavo guardando la ruota. Ascolta, fumati meno erba, dai, che dai. Cretino. Allora, ascoltatemi una cosa. Quindi, cosa facciamo? Quindi, non so, la roba ce l'abbiamo, manca giusto il carro che gli abbiamo detto di prendere a casa, un Joskin, che però ha detto che ci vogliono 2 settimane, quindi, non so, adesso intanto arrangiamoci un pochino col carretto che abbiamo noi. Bene. E poi, e poi amen. Aspettiamo la telefonata, dai. Aspettiamo la telefonata e via. Ma quindi la trebbia vecchia e il case se li è presi dietro? Se li è presi indietro? Allora, il case c'è stato un piccolo problema. Ha fatto un po' storia col case. Ah, come mai? Che è successo? C'è qualcosa che non va, è riparato col fil di ferro, e qua e là. Praticamente bla bla bla. Mentre l'ha provata gli si è spento il motore e non ripartiva più. Mamma mia, qua vediamo, speriamo. Ma è strano però, perché andava fino a che siamo andati là. Speriamo. Vabbè. Che sia tutto a posto. Cosa facciamo? La mettiamo già sotto sforzo sta trebbiona qua. Sì, dai, iniziamo ad usarla. Io direi di partire qua dal 15, che magari è quello piccolino, e iniziamo a tirare via da quello lì. Vabbè, dai, allora mi prendo il John Same qua e... Anzi, no, facciamo una... Vabbè, dai, prendo il John Same e mi attacco il rimorchio. Sì, esatto. Sto sotto, dai, va bene. Ok, Manu, se tu vuoi stare in trebbia. Va bene. E io ti sto dietro con il mulino. Ok. Va bene. Allora, parcheggio da qualche parte la barra qua dietro. Sì. Vabbè, se no se la lasci qua di fianco alla Iola. Ma sì, tanto, ascolta, mi sembra che avevamo anche un campo a orzo, oppure... O me lo sono solo immaginato. Cosa c'è? Devo parcheggiare. Campo Orzo è quello lì là dietro, vicino alla stazione, vicino al deposito ferroviario. Ma di chi è? È sempre... Ah, è vero che tu l'hai perso la memoria. Quello lì ce l'ha regalato... E quindi tu allora non sai neanche che ci abbiamo già il bestiame anche. Quale bestiame? Dobbiamo spiegargli tutto, Ale. Oh, mamma mia. Allora, praticamente... Harris. Ti ricordi chi è? Almeno Harris ti ricordi. Chi è Harris? Dai, no, Harris lo conosci. È un nostro vicino. Nostro vicino. Ma dove? E gli hai fatto dei lavori in conto terzi. Ma quando? Vabbè, lascia stare. Tu gli hai Ascolta, Ale, facciamo una cosa. Iniziamo a trebbiare, dai, che me la spieghi poi con calma stasera, quando abbiamo finito, dai. Perfetto. Tu tieni per buono che abbiamo un campo e un po' di bestiame a gratis. Ah, sì? Sì. Che culo. Poi ti spiego tutto stasera. Va bene. Quanto sei, Manu? Velocità adesso a 7.